Buongiorno e ben sintonizzati a tutti su OK Italia Parliamone. Tra i settori che hanno pagato e pagano ancora le maggiori conseguenze della crisi legata alla pandemia Covid-19 ci sono senz'altro il turismo e la cultura. Nel decreto rilancio dello scorso 19 maggio sono stati stanziati ben 5 miliardi di euro per garantire importanti misure per il sostegno a questi settori che sono stati gravemente colpiti fin dagli inizi della emergenza coronavirus, in primo luogo a causa della significativa contrazione degli arrivi internazionali, a cui poi però si sono anche aggiunte le chiusure dovute alle ovvie misure di contenimento del contagio. Il ruolo della cultura e dell'arte sappiamo tutti essere fondamentale e strategico per il nostro Paese. Questo ruolo è fondamentale e strategico da un punto di vista sociale, culturale, ma anche economico, per il contributo diretto e indiretto allo sviluppo che può garantire. Investire in cultura può rivelarsi oggi più che mai una scelta chiave per stimolare anche la ripresa della nostra economia. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone proprio per parlare del settore cultura, di questo importante asset strategico per il nostro Paese, il direttore di Federculture, presidente anche della Quadriennale di Roma, Umberto Croppi. Buongiorno Croppi. Buongiorno a voi. Croppi, tra le misure previste nel pacchetto cultura c'è stata anche l'istituzione del Fondo Cultura con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il biennio 2020-2021. La finalità che volevano ovviamente portare avanti è stata quella di promuovere investimenti in favore del patrimonio culturale, materiale e immateriale, ed è anche aperto questo fondo alla partecipazione dei soggetti privati. In che modo Federculture, come Federculture avete ricordiamo che come Federculture avete fortemente sostenuto la messa in campo di questo fondo, che è partita dall'idea di un giornalista del Corriere della Sera. Esatto. Le potenzialità di questo fondo e soprattutto io le chiedo se ci sono delle criticità in questa nuova misura approvata dal governo. Fu Pierluigi Battista, infatti, firma importante del Corriere della Sera, a lanciare questa idea della costituzione di un fondo, perché lui avvertì, pur non essendo un operatore del settore, la esigenza delle imprese e delle istituzioni culturali di avere liquidità in questo momento di stasi totale, perché ricordiamo che tutte le istituzioni, i musei, i teatri, nelle sale concerto, i festival, le manifestazioni hanno dalla mattina alla sera dovuto sospendere la propria programmazione, quindi con costi correnti e zero ricavi. E tutta la filiera che c'è dietro, tutte le aziende di servizi, di produzione che lavorano per queste istituzioni si sono trovate nella stessa situazione. Quindi il problema più immediato è quello di avere liquidità, cioè soldi da spendere per pagare gli stipendi, le utenze, le cose basilari per non chiudere definitivamente. Quindi noi abbiamo ripreso quell'idea, gli abbiamo dato forma e l'abbiamo sostenuta con un appello che è stato sottoscritto da più di 3.000 operatori della cultura e che è stata recepita nel decreto sviluppo con appunto questo fondo a cui lei faceva riferimento, che è un fondo articolato, sono 100 milioni complessivamente, 50 saranno gestiti da Cassa Depositi e Prestiti e sono destinati a investimenti. Sugli altri 50 invece una parte, la cui entità non è stata ancora definita ma è già scritto nella legge che potrà essere implementata, è un fondo di garanzia che lo Stato mette a disposizione e sarà gestito dal credito sportivo, che nonostante il nome va ricordato che è l'unica banca pubblica italiana e che oltre lo sport già da alcuni anni ha per legge il compito di assistere anche la cultura, anche se poi non erano mai stati fatti i passaggi attuativi. Quindi questo sblocca anche quel tipo di aspettativa. Il fondo di garanzia cosa significa? Non sono soldi che escono dalle casse dello Stato, quindi non vanno a gravare sul bilancio. È una riserva appunto di garanzia che
può sviluppare movimentazioni di decine, centinaia di volte superiori a quanto stanziato, nel senso che questa garanzia serve poi a mettere a disposizione, ci sono istituti bancari privati che metteranno già, ci sono accordi a disposizione, i fondi per prestiti, che saranno prestiti con caratteristiche assolutamente agevolate, intanto appunto senza garanzie perché le dà lo Stato, con un preammortamento si immagina di 2 anni, cioè si comincerà a restituire dopo 2 anni, e tempi di restituzione anche molto lunghi, 10 o addirittura 20 anni. Che cosa significa questo? Che tutti quelli che operano nel settore culturale, e quindi non solo le grandi aziende, ma anche le aziende di servizi, ma anche il singolo operatore, potrà accedere a questo fondo per la liquidità, per le spese correnti, e intanto far fronte alle esigenze più strette, cominciando a restituirli con una piccola rata fra 2 anni, quindi con una situazione che non grava sul bilancio. Naturalmente. Sì, una cosa importante, sì. La interrompo un attimo, e speriamo, certo, che però i tempi non siano così lunghi come quelli ovviamente a cui abbiamo assistito adesso per l'erogazione dei prestiti pur garantiti al 100% o all'80% dello Stato con residua parte da parte del sistema dei confidi, perché i dati ancora sono di un 50% finanziato per le imprese che hanno fatto richieste fino ai 25.000 euro, e soltanto 1 su 4 per quelli che invece erano fino alla soglia degli 800.000 euro. L'osservazione è giustissima e questo rischio esiste e noi lo paventiamo. Bisogna dire che il primo passaggio che avverrà fra qualche giorno è la conversione in legge del decreto. E poi c'è bisogno, ecco, purtroppo queste sono sì, le lentezze del sistema italiano, di un decreto attuativo. Però nel frattempo, e qua Federcultura ha svolto un ruolo anche proprio di intelaiatura, il fatto che sia stato individuato non il sistema bancario, ma una banca pubblica, quindi un soggetto unico per gestire il fondo, e che quindi si sta già attrezzando in attesa che diventi operativo per poter poi gestire le istruttorie, e che si sia già trovato anche in questo caso per ora un ente finanziatore che mette il capitale, significa che nel momento in cui, speriamo presto, verrà emanato il decreto attuativo, nel giro di poche ore potrà essere effettivo. Poi lei ricordava un'altra cosa importante, che questo fondo parte con l'intervento di una banca, ma poi è destinato ad ampliarsi, ma per questo diciamo possono andare bene anche tempi medi, con l'apporto di capitali provenienti da altre banche, anche pubbliche, anche da fondi pubblici, ma anche da parte di privati. Non sarà un'azione speculativa, nel senso che il privato che mette dei soldi non lo farà con grandi aspettative di utili. Però è una forma di partecipazione senza rimetterci, non è una donazione, e con la certezza che questi soldi gli rientreranno in casa con un piccolo margine di utile, ma a beneficio del sistema delle imprese culturali italiane. Questo è molto importante. Quali sono proprio in questo momento di affannoso tentativo di uscita da una crisi che, ripetiamolo, è una crisi assolutamente senza precedenti nel nostro paese, certo, dopo guerra oggi, quali sono, dicevo, le principali necessità e aspettative delle imprese culturali? Abbiamo parlato del bisogno di liquidità, ma volevo sapere, il governo ha dato risposte concrete alle vostre domande? Ne ha date alcune, e spesso, come succede, sono più dichiarazioni di intenzione che fatti specifici, perché questa operazione del fondo è stata un'operazione importante. Le richieste avanzate dal settore, e Federculture rappresenta grosso modo tutte le aziende che hanno un profilo privatistico ma un riferimento all'amministrazione pubblica,
non so, per parlare di Roma, l'Auditorium o il Palazzo delle Esposizioni, il Maxi, ma poi i Musei Civici di Venezia, l'Egizio di Torino, tanto per fare degli esempi. Ma insieme a noi anche tutte le categorie rappresentative, con culture, con Confindustria, con cultura, abbiamo elaborato un pacchetto di proposte semplici e a costi in qualche caso zero o perlomeno costi differiti e realistici. Non tutte le cose sono state, le nostre proposte sono state ascoltate. Ci auguriamo che in fase di conversione qualche correttivo ci sia. Faccio degli esempi. L'Arbonus, che è stato introdotto 4 anni fa e che consente una detrazione fiscale, un tax credit del 65% per chi investe in cultura, per chi fa donazioni in cultura, riguarda soltanto alcuni tipi di istituzioni. Tutte queste che le ho citato, per esempio, ne sono prive, come altre categorie della produzione culturale. Ecco, noi una cosa che chiediamo è l'estensione dell'Arbonus a tutte le aziende che operano in cultura. Una cosa che prevedevamo, abbiamo chiesto invece per agire sull'altro lato, su quello della domanda, era la deducibilità fiscale, o meglio, la detraibilità fiscale per le spese in cultura, cioè una famiglia, una persona che compra un biglietto per il teatro, per il cinema, per un museo, che compra un libro, che possa scaricarselo sulla sua dichiarazione dei redditi, così come avviene con le medicine, per esempio. Anche in questo caso nel decreto non è stata accolta, ma c'è un deliberato unanime della Commissione Cultura della Camera che rilancia questa proposta, quindi ci auguriamo. Ora, tutto questo, poi ci sono ovviamente interventi di tipo strutturale, io adesso non la faccio lunga, ho fatto degli esempi per far capire quali sono le direzioni in cui ci stiamo muovendo. Rappresenta soprattutto la necessità di mettere in luce la importanza di questo settore. Lei giustamente lo ha definito prima un settore strategico. Spesso non se ne avvertono non se ne avverte la reale portata. Con una una sorta di contraddizione, perché abbiamo visto in questi 2 mesi che diciamo tenere su il morale, come si diceva, delle truppe in guerra, il morale degli italiani, per dare un senso di coesione, di speranza, sono stati utilizzati come testimonial gli esponenti della cultura, attori, artisti, cantanti, e sono state utilizzate le forme della cultura. Quindi evidentemente si ha la percezione del valore. Sì. Esatto, del fatto che c'è un fattore di coesione sociale, di tenuta, di autorappresentazione che interpretano tutte le forme di produzione culturale. In più c'è l'aspetto economico, che è rilevante in sé. Ora, le percentuali sono sempre un po' labili. Diciamo che realisticamente il settore culturale in senso stretto rappresenta il 6% del PIL, da lavoro a quasi 1 milione di persone, in senso stretto, perché poi c'è tutto un indotto e la correlazione col turismo, perché il prodotto che il turismo vende in Italia sono le spiagge, le montagne e la cultura. L'arte. È vero, l'arte, sì. E la cultura, è così. Certo. Infatti, e poi se pensiamo ai punti di PIL tra turismo e cultura insieme, siamo oltre i 16 i punti, esatto, del PIL. Esatto. E poi c'è un indotto ancora più vasto e importante, che è il contenuto, diciamo, immaginario, imponderabile, che è nella nostra attività di esportazione. Tutto il settore industriale manifatturiero esporta grazie anche alla percezione di plusvalore che viene dato proprio dalla nostra tradizione culturale. Vero. L'immagine del paese è legata a questo.
Sì, noi indubbiamente abbiamo anche il piacere di poter vivere, diciamo, anche di rendita, dobbiamo avere l'intelligenza di poter sfruttare. E appunto, appunto no, non basta vivere di rendita. Bravissimo, essere dal passato sì, abbiamo avuto in dono, perché se non siamo intelligenti a poterlo fare, veramente perdiamo un treno che rischia di non ripassare. E come Federculture, in quale modo avete affrontato, ma continuate anche ad affrontare questa situazione drammatica che le aziende della cultura, come d'altronde anche le altre aziende, stanno vivendo? Cioè, in che modo siete stati di supporto agli associati anche nel periodo di lockdown, e se farete tesoro di questa esperienza? Assolutamente sì. Cioè, allora, sono almeno tre le direttrici lungo le quali ci stiamo muovendo. Una è quella di appunto analisi e raccolta delle esigenze e la trasformazione di questa attività in un'attività di lobbying, lo dico nel senso positivo del termine, nel senso anglosassone, cioè quella di prospettare ai legislatori a livello centrale ma anche locale, perché i nostri rapporti sono poi con le regioni, con i comuni, quali sono le forme appunto di intervento. Quello che, l'esempio che facevo prima è costituito proprio da un pacchetto di emendamenti ai provvedimenti presi, quindi c'è questa attività, diciamo, di produzione di proposte normative. Per quanto riguarda poi direttamente la vita quotidiana dei nostri associati, c'è un'attività di supporto e di consulenza costante, non so, dai primi giorni quando è stata varata la cassa integrazione in deroga, noi abbiamo elaborato tutta la modulistica e focalizzato le direttive, perché c'era grande incertezza all'inizio. Diciamo che in questo siamo arrivati prima delle regioni che dovevano recepire e fare da tramite. E poi c'è tutta una serie di problemi che costantemente ci vengono sottoposti, anche proprio di interpretazione delle norme. Ultimo caso, in queste ore stiamo sottoscrivendo un protocollo con le organizzazioni sindacali a nome delle nostre aziende per le procedure di sicurezza, di sanificazione, di sicurezza per il personale, per i visitatori delle istituzioni culturali. A questo si aggiunge poi, ecco, il terzo punto che riguarda anche quello che lei mi chiedeva, uno studio degli effetti prodotti dalla crisi. Noi abbiamo distribuito e abbiamo raccolto un questionario molto dettagliato che ci consente intanto di avere dei dati precisi, che stiamo elaborando in questo momento, ma soprattutto trasformare tutto questo in un quadro strategico per trarre da questa situazione alcune conclusioni. La cosa più importante è questo, ormai un po' tutti quelli che operano sul campo se ne sono resi conto. Noi sapevamo che c'erano delle forme di gestione e di produzione della cultura che erano datate, che erano mostravano segni di stanchezza, sulle quali però ci adagiavamo per necessità. Ora, questo shock provocato dalla crisi ci ha messo in condizione, ci ha dato la necessità di ripensare. Quindi non si tratta tanto di ristabilire quello che c'era prima, ma ripartire su basi nuove rispetto a queste modalità che hanno bisogno di un grande aggiornamento. In questo senso, ripeto, riutilizzo la parola shock provocato dall'emergenza, è stata, se vogliamo, salutare in termini di capacità di ripensamento del proprio destino da parte degli operatori della cultura. Questo sì, Croppi, io amo dire che dovremo abituarci a tornare ad una nuova normalità, perché ovviamente bravissimo, non può pensare che si torni a quello che era il passato. Esattamente, e così. E anche il presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma, che è una delle principali istituzioni per l'arte del nostro paese. Nonostante le tante difficoltà che sono state ovviamente legate a questo periodo di emergenza sanitaria, avete continuato i preparativi per organizzare la 17ª edizione della Quadriennale d'Arte, e se sì, mi interessa sapere se è confermata l'inaugurazione per il prossimo mese di ottobre presso il Palazzo delle Esposizioni. Dunque, la Quadriennale d'Arte è appunto una delle tre
grandi istituzioni italiane per la promozione della creatività e dell'arte, la Biennale di Venezia e la Grande Rassegna Internazionale, la Triennale di Milano ha un focus sul design, la Quadriennale di Roma, che appunto il nome lo dice, è una manifestazione che si svolge ogni 4 anni, anche se poi c'è una vita importante anche tra un'edizione e l'altra, è nata nel 1929 per censire e promuovere l'arte contemporanea italiana. Questa è la specificità. Ecco, noi ci siamo trovati appunto in questa condizione. Io sono stato nominato ad agosto e la 17ª edizione della Quadriennale era prevista per ottobre 2020 e quindi ci siamo trovati con l'impatto di dover continuare, di decidere se continuare i lavori di preparazione nel momento più delicato, perché a 8 mesi, 9 mesi dalla data prevista per l'apertura siamo entrati in lockdown. Allora la nostra decisione, che poteva sembrare azzardata, potevamo, diciamo, pigramente accomodarci sulla chiusura generale di tutto questo tipo di attività, invece abbiamo ragionato in un altro modo, ci siamo messi i paraocchi e abbiamo, sia pure lavorando da casa e quindi con un aumento di difficoltà nei rapporti, abbiamo continuato a ragionare come se non ci fossero impedimenti. Certo, non abbiamo agito da pazzi, nel senso che abbiamo tenuto e teniamo conto delle difficoltà, contingenze, sì, no. Quindi alcuni aspetti verranno rimodellati. Questo significava far saltare tutto. Questa caparbietà ci ha premiato perché siamo riusciti in questo periodo ad avviare tutte le procedure, gli artisti stanno lavorando, abbiamo sottoscritto un sufficiente numero di contratti di sponsorizzazione, sia pure con un budget che è stato ridimensionato rispetto alle nostre aspettative, e quindi siamo stati in grado di annunciare che la mostra si terrà, sarà ad ottobre come previsto, con uno slittamento di un paio di settimane rispetto alla data del 1 ottobre che avevamo immaginato. E per noi era importante dare anche un segnale di questo tipo. Un risvolto interessante, l'altro giorno abbiamo fatto una riunione telematica con i nostri collaboratori anche internazionali e a un certo punto si faceva l'elenco di tutte le manifestazioni che salteranno in autunno. Il commento di una nostra collaboratrice estera è stata: you will be the big fish, voi sarete il grande pesce questa volta, perché la Quadriennale in altre epoche ha avuto importanti momenti, poi negli ultimi anni non è stata così conosciuta, noi stiamo facendo un grosso sforzo per riportarla fortemente sul piano internazionale e quest'anno forse non avremo concorrenti e questo quindi favorirà questa ambizione. Quindi auspichiamo che sarà veramente l'evento per eccellenza per quanto riguarda l'arte contemporanea. Speriamo di sì, certo. Benissimo, io ringrazio Umberto Croppi per aver fatto a lei una chiacchierata con noi sul settore cultura, ripeto, asset strategico per il rilancio anche dell'economia, ma in generale per il rilancio del nostro paese. Grazie ai nostri ascoltatori, arrivederci al prossimo incontro. Arrivederci, grazie a tutti.